Anni Bruni e Lucio Parravano della Ciclisti Sorani, società che organizza questa socialissima tricolore che quest'anno ha anche il piacere e l'onere di essere campionato italiano per Under 23. Impressioni ad un mese esatto dalla gara, soprattutto quello che avete potuto vedere quest'oggi in questa ricognizione sicuramente già vi ha un pochino fatto preparare a quella che sarà la giornata del 29 di giugno. Intanto grazie Davide, volevo ringraziare tutti i ragazzi che sono venuti oggi a rendere partecipe di questa cosa. Ringrazio Franco Vona che si è messo a disposizione per questa ripresa e le impressioni sono quelle solite a un mese da ogni edizione della Giugiarissima che ci proietta quest'anno nel campionato italiano. Sono sei mesi che lavoriamo duramente con l'associazione, con tutto il territorio e con l'amministrazione comunale. Le impressioni di oggi, come dicevi tu, sono state molto significative dal punto di vista tecnico, con la ricognizione sul percorso. Devo dire che secondo me anche quest'anno per l'edizione del campionato italiano la Portella darà il segno a questo tricolore. Diceva Lucio, Gianni, state lavorando alacremente per mettere a punto una macchina organizzativa che vi ha visto sempre tra le società, tra le eccellenze di questa provincia. La Socialissima Tricolore è stato il merito del lavoro fatto in questi anni con la Socialissima che ha visto la partecipazione di tanti atleti di spessore. Come si prepara una gara di questa e soprattutto come ci si arriva? Diciamo che ci si arriverà il 29 di giugno. Per dire come ci si arriva, l'impegno è nato da una riunione del 15 novembre proprio di questo personaggio più a fianco a me e ha detto no, dobbiamo fare qualcosa di nuovo, c'è il bando per il campionato italiano e siamo partiti così come il nostro stile, poi spinti un po' sempre da quel desiderio di fare bene. È un susseguirsi di impegni, di appuntamenti, ci siamo messi subito al lavoro, quindi poi alla fine il risultato di questo che sarà il 29 giugno sarà il frutto di questo lavoro che nel corso dei mesi insomma, abbiamo cercato e stiamo cercando di portare avanti. Certamente quest'ultimo mese sarà il più impegnativo, come è ovvio. Si cerca poi di incasellare insomma, tutte le cose insomma, che abbiamo in programma. Una cosa ci tengo a dirla ed è questa: l'impegno davvero da parte di noi insomma, è stato veramente forte, sia mio che di Lucio, ma anche di altri della società. Ovviamente non tutti dell'associazione, non tutti hanno voluto contribuire allo stesso modo, però poi si sa come la macchina organizzativa si muove in diverso modo. Insomma.